Miss d'eccezione, mi fa piacere rivederti, Totò Martorella, per un pomeriggio da ricordare per questi ragazzi. Per un pomeriggio da ricordare, grazie di essere venuto, ma che fa il paio con il pomeriggio di 3 anni fa, quando fummo ricevuti dall'allora sindaco di Pescara Marco Alessandrini per la stessa vittoria del campionato giovanissimi. Allora l'annata era del 2003, quest'anno l'annata è del 2006, quindi insomma nel panorama abruzzese il nostro lavoro in qualche maniera si distingue a livello dilettantistico. Ha sottolineato 3 anni fa, mi pare, no? Quando era presidente, adesso non lo è più, però si continua a vincere. Scherzo, naturalmente. Ma infatti gli uomini passano e le istituzioni restano, e quindi la Curi Pescara è, diciamo, un'istituzione che cerca di ben fare e di mettere a disposizione dei ragazzi tutti gli strumenti per fare in modo che crescano sani. Ecco, noi ci teniamo. Tra l'altro, nella pergamena che avete visto e che ci ha consegnato il sindaco, c'è scritto un bellissimo motto olimpico che è Atlete proprium est, nocere, ducere e vincere, ovvero è proprio il dovere dell'atleta conoscere, guidare e conquistare se stesso. Ripartenza regionale Under 15, è stata una finale avvincente contro il Pineto, a cui bisogna fare i complimenti, decisa la finale ai rigori. Sì, un po' lo stesso canovaccio della finale dell'Italia di Mancini, perché la partita ai tempi regolamentari è finita 1-1 e anche lì il nostro portiere, il nostro piccolo Donnarumma, che è Luca Gresta, ha parato 3 rigori, quindi insomma, se vogliamo fare un paragone, per fare onore a questi ragazzi che si sono impegnati, tra l'altro finale disputata al Poggio degli Ulivi davanti a 300 persone che hanno coscientemente rispettato le regole, però è stata una bella vetrina, torneo di ripartenza a cui si erano iscritte 28 società abruzzesi, quindi se nel corso dell'anno il campionato si spalma tra settembre e maggio con 30 squadre, quest'anno 28 squadre, quindi quasi la totalità, e si è giocato mercoledì, sabato e domenica con tempi da 20 minuti. Tornando a Luca Agresta, piccolo eroe di questa finale, ben 3 penalty neutralizzati, buon sangue non mente, visto che il papà Alberto è stato un promettente portiere, tra l'altro presidente della SD Curi. E tra l'altro la prima grande cessione dell'Arenato Curi dell'epoca, perché appunto Alberto Agresta fu trasferito all'Atalanta per svariate centinaia di milioni di lire all'epoca. Fu il primo gran colpo di quell'Arenato Curi di cui Daniele Ortolano era presidente.